Ciao ragazze, allora oggi video haul è un video che faccio su insomma su un acquisto che ho fatto. Giusto ieri in un negozio simile all'IKEA o Maison du Monde che appunto vendono oggettistiche per la casa. In questione il negozio è appunto, si chiama Casa, e in pratica è questo negozio qui, insomma questo è il logo. Mi hanno dato anche il volantino. Mi hanno dato anche il volantino, insomma, con la nuova collezione che hanno per Natale, tutto l'assortimento che hanno per Natale. E in pratica ho preso, cioè i prezzi sono molto molto simili all'IKEA, e quindi variano comunque. È abbastanza, devo dire, economico. Quindi ora vi faccio vedere appunto che cosa ho preso. Ho preso come prima cosa questo sacchettino che contiene insomma del profumo degli aromi per l'armadio oppure i cassetti. L'ho preso giusto per metterlo nell'armadio, magari attaccato a un angolo, così mi profuma tutto quanto l'armadio. Questa profumazione appunto è nella profumazione alla rosa, se non sbaglio. Sì, alla rosa. E questo sacchettino l'ho pagato a 1 euro. Poi ho preso, giusto ieri, mio ragazzo mi chiedeva un levapelucchi, ecco. E non ce l'avevo in casa perché giustamente mi sono trasferita qui, quindi non ho tutto l'occorrente, vi dicevo. E quindi ho preso questo rullo adesivo leva pelucchi. Non so quanto sia lungo, non ci sono scritti i metri, no. E l'ho pagato 1,99 euro. Poi ho preso, dopodiché, tutte quante candele, perché sto alla ricerca anche qui di Yankee Candle, visto che ho finito le mie candele, quelle nella versione a candele appunto della Yankee Candle, però non le riesco a trovare, perciò ho voluto prendere come prima cosa delle candele profumate appunto. Ed ho preso queste qui, che sono nella confezione, nella profumazione, scusate, nella profumazione appunto soft vanilla. E queste qua sono candele rilassanti, perché appunto vaniglia uguale relax. E queste qua sono delle candele appunto fatte così a cerino, più o meno, sono così piccole. È una confezione da 6 candele, solo che io già ieri sera la mia curiosità appunto era a 1000, e quindi le ho volute provare. Ed ho provato questa qua nella confezione nel color bianco, che è proprio vaniglia pura, insomma. È proprio il gusto di vaniglia. Le altre due sono questo tipo, questo qua ha il profumo di cioccolato e vaniglia, e questo qui, se non mi sbaglio, di qualcosa di cocco e vaniglia, se non mi sbaglio. Poi ho preso e questo qui nella confezione da 6 candele l'ho pagato 1 euro. Poi ho voluto prendere altre 4 candele, però non sono profumate, però comunque le ho volute prendere
ugualmente, ed ho preso queste quattro candele che come formato appunto sono tipo le Yankee Candle, quelle piccole, e ho preso questa qua lilla, un color sangria quasi lilla, che nella, ci sono anche le colorazioni numerate, che è nella colorazione 63, se vi interessa. Poi ho preso questa qui, che è nella colorazione bianco sporco, appunto, nella numero 52. Poi ho preso questo bellissimo color petrolio, voi lo vedete molto diverso dalla telecamera, comunque è il numero 42. E poi ho preso questo fantastico lillino chiaro, che è proprio bella, ed è la numero 62, tutti quanti col 2, insomma. Sì, perché 52, 42, 62. E questa, vabbè, 63, quindi. Comunque. E niente, quindi ho preso queste qua. E per come bruciatore, visto che è il mio bruciatore, tra virgolette, ho preso un piccolo bicchierino. Fatto così, con queste, in pratica è rivestito di un color grigio lilla, no, color glicine, ecco, di un color glicine molto molto tendente al grigio, con rivestito dentro poi da un'altra, in pratica sembra foderato dentro, e c'è in pratica un color oro, sembra un po' stile Natale, però non c'entra niente. E questo qua, insomma, quando si va ad accendere la candela, si illumina appunto tutta quanta la parte traforata, ecco, e fa un bellissimo effetto. Quindi niente, ragazze, questo è il mio mini shopping da casa. Spero di riandarci, perché ho fatto un giro, quando sono andata ieri ho fatto un giro abbastanza veloce perché c'era tantissima gente, visto che era il primo, l'inaugurazione, insomma. E quindi niente, questo è tutto. Questo, faccio rivedere la busta, magari riconoscete il logo. E appunto, le candeline l'ho pagata l'una 79 centesimi, quindi nulla. E invece il bicchiere porta candele l'ho pagato 1,50 euro, quindi economicissimo, sì, molto economico. Quindi niente, ragazzi, grazie per aver visualizzato il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!